Siamo insieme al dottor Luigi Pulvilenti, il direttore della Scuola di Studi Avanzati di Neuroscienze, che ha scelto la provincia di Siena, in particolare San Quirico d'Orcia, come sua sede europea. Ci spiega un po' come mai questa decisione? Il borgo diventa un campus naturale, questa è stata l'idea che ci ha portato a fare questo. Tutti siamo stati a congressi, tutti siamo stati magari in un resort, in un posto dove si sta insieme agli altri, però non è un borgo, non è un posto naturale, e il vantaggio di avere tanti borghi così è che il borgo si presta come una specie di locus dove la gente rimane per tanti giorni a fare questi seminari di studio, di approfondimento su tematiche molto particolari. Quindi il borgo come campus naturale è stata un'idea vincente. Quello che non sapevamo ovviamente quando abbiamo cominciato, perché non era mai stata realizzata una cosa di questo tipo, era l'atmosfera che si sarebbe creata fra i docenti, per così dire, e i partecipanti, per così dire. Dico per così dire perché spesso i partecipanti sono a loro volta docenti di altre discipline. E questa è stata una cosa veramente vincente, perché si è creata un'atmosfera unica dove si forgiano delle interazioni scientifiche che poi sono di lunghissima durata. E questo, devo dire, è una cosa di cui ci sono solo due o tre esempi al mondo. Di certo in un borgo medievale in Toscana questo è l'unico. E chi parteciperà? Chi frequenterà questa scuola? La scuola viene frequentata già da adesso, abbiamo già cominciato, da partecipanti internazionali. Nei primi corsi di quest'anno abbiamo partecipanti da più di una ventina di paesi, e i docenti sono internazionali così come i partecipanti. Tutto è in lingua inglese, sia nel sito che in tutto il materiale che noi distribuiamo, e quindi sono gli specialisti del settore, sono dei seminari di studio orientati a chi è impegnato per esempio nella ricerca clinica, nella ricerca sperimentale, nella ricerca di nuovi meccanismi di malattia per le malattie neurologiche e per i disturbi anche di tipo cognitivo.